portare via il letame, e lui prendeva il doppio di chi andava, perché non erano a ore i lavoranti, erano a carriolate di terra che portavano via. Fatica. Ecco, questa invece è l'idrografia dei dintorni di Milano negli ultimi secoli dell'Impero Romano, e qui c'è il Lirone invece di Nerone, c'è la Vepra, c'è la Lomba, insomma tutti quei nomi che vi ha detto Tullio, che anche i corsi d'acqua venivano deviati, cambiati diciamo, a secondo degli usi. Ad esempio l'Olona non passava da Milano. Comunque il Nerone che si vede lì non c'entra assolutamente niente col Nerone che scorre nel Parco delle Groane. No, è lui. Perché mi hanno detto di no, mi hanno detto non che c'è poi. No, è lui. Nerone è diventato Nerone. Solo che qua c'era la vetra. Questa vetra che dice o luna o vetra. No, la vetra va, arriva più su. Fino a incontrare. Piazza Vetra. No, più a nord. Fino a incontrare il Nerone a San Siro. E qui anche ben, la storia lì dei nomi che cambiavano, no? L'Ombra, l'Ambro, l'Ambro Meridionale, là coincide con l'Olona. Ho detto, c'è un po' di casino. Esatto, anche l'Olona in realtà non transitava da Milano, ma transitava da Settimo Milanese, Muggiano, andava giù verso l'hanno fatto Passaggio. Arrivare in viale, Piazza Tripoli, viale Misurata. Esatto. Quindi questo vi sta a significare che i milanesi o i nostri antenati hanno sempre avuto un gran lavorio con le acque. Un accenno spiritoso. Quell'ambro meridionale lì, in realtà anche quello è un errore, perché in origine, all'epoca medievale, non si chiamava l'Ambro Meridionale, ma l'Amber Merdarius. Questo fa ridere, ma... ma c'è era, ancora. Sì, l'Ambero Mer non era meridionale, ma il vero nome era Merdarius. Merdarius, sì. È l'attuale Olona. E quel che passa a destra va l'Ambrosia, il Baggiote Rozzano. Quello che viene giù dalla circonvallazione. Esatto, e va fino a Castel Sant'Angelo, che poi va nel Podi. Sì, sì. Allora, Vettabbia, ho letto da qualche parte che... Vecchiabbia. Ok, allora non c'entra. Perché qualcuno fa risalire l'origine a un termine latino, vectabilis, che significa trasporto, navigabile. Trasporto. E però per essere navigabile, io me lo immagino un po' più grosso di come oggi, perché oggi è abbastanza grande. È vero che era navigabile, perché i romani hanno usato la Vettabbia per andare a Venezia, soltanto che la Vettabbia è diventata una discarica, è diventato un merdarius anche quello, no? Però era qualche metro in più la Vettabbia. Okay, quindi si è ristretta come Si è ristretta perché non l'abbiamo curata e l'abbiamo usata sempre come scarico della città. Chi vi parla è Sergio Codazzi. Oggi abbiamo un incrocio di persone, un incrocio di persone che hanno fatto la storia di Milano, anzi la sta facendo. Ecco, lì vicino, no? Pensate che un cremasco di nome Umberto Merletti, venuto anche lui a Milano in barca dei Coriori a cercare fortuna, è colui che faceva negli anni 40-50 il burbur, dei bastoni di pane morbido, molto buono, che veniva fatto con lo scarto del sego per candele. Quando gli hanno impedito di andare avanti in quella roba lì, questo qua si è inventato una cosa straordinaria. Cioè, truffatore era, truffatore è rimasto. Ma noi truffati eravamo. Ma vicino al merdario, lui ha scavato tre vasche. Nella prima raccoglieva il liquame di scarico e immetteva delle armorelle appena nate. Dopo due settimane le trasferiva queste armorelle nella seconda vasca, che invece era di acqua pulita, e queste spurgavano. Dopo altre due settimane le metteva definitivamente nella terza, solo che le arborelle nel frattempo erano diventate lunghe così, e lui
aveva fatto un guadagno incredibile. Questo Alberto Merletti, più che era, più che Alborella un po' di era un po' corto. Ed è quello che ha creato all'Idroscalo il Conte Biancamano, comperando alla discarica i resti del Conte Biancamano, e poi ha invitato Vittorio Gassman a inaugurarlo. Alberto Merletto, questo studio, questo è una Milano mai vista, questo è un